Abbiamo una fionda. Cosa ci occorre? Scotch carta, scotch colorato, un rotolo di carta igienica, elastici, carta decorativa, cartoncino, carta stagnola, forbici e una gruccia. Bene, cominciamo. Partiamo da creare il manico per la nostra fionda. Prendiamo il rotolo di carta igienica, lo tagliamo e lo andiamo ad inserire qui. Schiacciate bene, così. Adesso lo chiudiamo con lo scotch. Andiamo a fissare bene il rotolo di carta igienica con la gruccia, così. Per rendere più bella la nostra impugnatura, lo decoriamo con dello scotch colorato. Ecco fatto, in questo modo. Adesso andiamo a decorare la nostra fionda con la carta decorativa. Prendiamo dell'altra carta e continuiamo. Ecco qua. Adesso andiamo a realizzare la parte più divertente della nostra fionda, che ci servirà per lanciare la pallina. Prendiamo gli elastici, incominciamo a legare gli elastici uno con l'altro in questo modo. Adesso andiamo a legare il nostro elastico in questo gancio. Facciamo la stessa cosa con l'altro. Poi prendiamo il nostro cartoncino, o ancora meglio un pezzettino di stoffa, perché il cartoncino si rompe più facilmente, e andiamo a fare due buchini. Poi andiamo a legare così, facciamo passare il nostro elastico dentro un buco e lo fissiamo. Ecco qua il risultato finale. Adesso andiamo a fare la nostra pallina. Prendiamo la carta stagnola e la appallottoliamo, così. La nostra fionda è finita. Buon divertimento, ci vediamo al prossimo laboratorio. Ciao!